Ma ora in onda Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, Marco. Campanaro, non si dimentica mai. Buongiorno, buongiorno a tutti, tutti i figli di Campanaro. Per presentare la gara di domenica, si giocherà in Sicilia al Pala Alberti, Barcellona Pozzo di Cotto contro Bermè, Viola Reggio Calabria. Siamo già in compagnia del coach Fabrizio Frates, buongiorno. Buon pomeriggio. E allora, innanzitutto, come state? È la domanda canonica, sempre con un po' di preoccupazione. Come va questa Viola? Le preoccupazioni questa settimana sono fondate, perché abbiamo avuto una settimana terribile. Speriamo oggi di riuscire a fare l'allenamento in 10, perché purtroppo Brekis da dopo la partita non ha più ripreso. Rullo ha ripreso ieri, dopo 10 minuti ha avuto una distorsione alla caviglia, e quindi purtroppo l'organico è questo, e siamo dovuti ricorrere veramente a fare dei lavori tutti particolari senza mai riuscire a giocare 5 contro 5, e questo insomma ci preoccupa un po', perché abbiamo bisogno invece di preparare la partita nel migliore dei modi. Però questo è, e dobbiamo fare di necessità virtù. Diciamo che è diventato un po' la regola negli ultimi 3-4 settimane, però questa settimana è stata particolarmente travagliata e sfortunata. Iniziativa davvero lodevole da parte della società siciliana, la passione non retrocede. Stiamo parlando di una piazza che fino alla passata stagione aveva sempre costruito roster per vincere questa difficilissima Serie A2. Come consiglio in casa Viola, probabilmente per l'ultima giornata, qualora dovesse andare bene, facciamo tutti gli scongiuri del caso, la gara contro Barcellona di Pozzo di Cotto, proporrei un porta un amico al palazzetto con gli abbonati, che porterebbero un tifoso in più. Coach, è inutile girarci intorno, l'ha detto anche Marco Mordente, il coach ha detto pensiamo subito a Barcellona e solamente a Barcellona, il dopo non ci interessa. Assolutamente, noi dobbiamo vivere come stiamo facendo la giornata, partita dopo partita, consapevoli che se vinciamo tutte e due non abbiamo problemi di stare a guardare le classifiche, i risultati, i punteggi e differenze canestre con nessun altro. Ecco, quindi il nostro destino è nelle nostre mani, e dobbiamo essere così bravi di riuscire ad allungare questa striscia vincente e portarla, come non è mai successo nella stagione, a 4 vittorie consecutive, vincendo queste ultime due partite, che sono le partite delicatissime per diversi motivi, con Barcellona perché, come hai detto tu, è una società che è storica, che sta retrocedendo, ma che è ancora viva, lo sta dimostrando sul campo, perché tutte le partite le gioca fino all'ultimo secondo, anche domenica con Scafati hanno vinto 3/4 su 4, quindi non andiamo a giocare con una squadra assolutamente in disarmo. In più, nell'ultima partita casalinga, in cui ci tengono sicuramente a lasciare un buon ricordo di sé nonostante la retrocessione, e poi l'eventuale ultima partita con Rieti, che è, lo dice la classifica, sarà sicuramente un confronto diretto. E poi ricordiamo che è sempre comunque un derby Calabria contro Sicilia, un derby dai tantissimi temi e risvolti. Per quanto riguarda il roster di Barcellona, non c'è più da un bel po' di tempo il secondo americano Schmidt. Probabilmente roster alla mano e statistiche alla mano, l'uomo da tenere maggiormente d'occhio è il giovane lungo Pellegrino, prelevato a campione in corso da Sassari, giocatore sul quale anche la Viola ad un certo punto del basket mercato sembrava interessata, anche se il discorso è generale, il vero nemico della Viola, un po' come sempre, è la Viola stessa, dico bene? Beh, innanzitutto noi dobbiamo fare la nostra partita, quindi andare lì con la determinazione, la concentrazione e l'applicazione che abbiamo mostrato nelle ultime due gare, a Biella in casa con l'ultima partita con Agrigento. Questo è il primo step, dobbiamo pensare a noi stessi, a presentare la nostra faccia migliore con la giusta concentrazione, senza pensare che possa essere una partita facile, perché sarebbe l'errore più clamoroso che possiamo commettere. Il secondo aspetto sicuramente è quello che dici tu: Pellegrino è un giocatore molto interessante, che Sassari ha sotto contratto pluriennale e che ha deciso a un certo punto della stagione, visto che non riusciva a dargli spazio personalmente, di prestarlo a una società per farlo giocare tanti minuti. È un ragazzo che purtroppo ha avuto qualche infortunio, per cui non ha sfruttato tutti gli anni per fare esperienza. È un lungo, sappiamo che i lunghi maturano sempre più tardi degli altri, per cui è proprio, sta sbocciando, e io penso
penso che questa avventura in Sicilia gli farà un gran bene per poi l'anno prossimo probabilmente essere reintegrato nel roster di Sassari e poter fare il protagonista e non la comparsa. Probabilmente. Io ricordo di un Francesco Pellegrino giovanissimo nei campionati di Serie C nazionale, giocava dalle sue parti, lui è nativo di Gela, ha fatto tantissimi campionati anche contro l'Audax di Reggio Calabria, che all'epoca era la seconda espressione del basket calabrese. Per quanto riguarda questo basket calabrese, siamo tutti in festa. Ieri abbiamo avuto ospite Flavio Tranquillo, anche perché è un momento unico per il basket internazionale e dei tanti legami, sia con Reggio Calabria, sia con Rieti, che sarà l'ultima avversaria della Viola, che con Reggio Emilia, che con Pistoia. Sto parlando chiaramente di Kobe Bryant. Coach, tutto molto bello, tutto molto hollywoodiano, però se ne va un pezzo di pallacanestro importantissima negli ultimi vent'anni. Sì, è vero, effettivamente anche a Reggio Emilia, io sono stato tanti anni a lavorare a Reggio Emilia, se lo ricordavano questo bambino che giocava nel mini basket, si ricordavano il papà, ma anche il bambino se lo ricordavano tutti e si erano tutti affezionati. Sicuramente Kobe è stato un personaggio speciale, è un giocatore, non è un giocatore, basta definirlo campione, ecco, è qualcosa di più di quelli che restano nei 3-4 della storia, un giocatore di talento infinito, con una capacità di riciclarsi sempre, anche dopo gravissimi infortuni è riuscito a tornare a giocare, sempre ad essere protagonista. Insomma, è vero che l'ultima partita è stata una partita un po' così di esibizione, però insomma finire la carriera facendo 60 punti, già questo lancia il messaggio che è un giocatore che avrebbe potuto continuare altre due stagioni tranquillamente a essere protagonista ai massimi livelli. Ha deciso di smettere, con lui se ne va un pezzo di pallacanestro e ci fa sentire un pochino più vecchi tutti. Assolutamente, sulle orme di papà Joe, che quando vedeva la televisione dell'epoca e le dirette della Rai iniziava a segnare un canestro dopo l'altro. Ricordo 59 punti in una partita, ma ci sono stati altri record clamorosi scritti sia a Reggio Calabria sia nelle altre piazze del fantastico Joe Bryant, papà di questo Kobe infinito. Invece, per rilassarci un attimino, coach, anche perché bisogna vincere, anche se adesso siamo in diretta, dobbiamo staccare per un attimo la spina e poi ripensare a Barcellona. Qual è il quintetto all times della storia di Coach Frates? Un playmaker, una guardia, un'ala piccola, un'ala forte, un pivot? Sai, mi metto un po' in difficoltà onestamente, perché devo andare a ritroso di tanti anni. Perché ho avuto la fortuna di allenare grandissimi giocatori. Ecco, direi che non ho tanti dubbi sul fatto che la guardia possa essere Pace Mannion, perché fu un giocatore per me importantissimo come allenatore, perché mi ha fatto vincere una coppa, che è un giocatore straordinario, veramente straordinario. Quindi nel ruolo del 2 non ho dubbi. Ecco, nel playmaker ho avuto la fortuna di allenare gli ultimi anni per Luigi Lazzorati. Però voglio ricordare McIntyre, perché a Reggio Emilia McIntyre è veramente esploso e poi è diventato un giocatore straordinario, che ha condotto Siena a vincere campionati e fino alle Final Four di Eurolega. Quindi diciamo McIntyre nell'1, Mannion nel 2, nel 3 ci sono tanti giocatori, direi Riccardo Pittis, che è allenato a Treviso, che giocava anche un po' nel 4, però sono un giocatore straordinario, molto atipico, senza tanto tiro da fuori, però grande atleta, grande difensore. Nel 4 io ricordo fantastico di Jeff Turner, l'americano che avevamo Cantù, bianco, mancino di Vanderbilt, che poi ha fatto la medaglia d'oro anche con gli Stati Uniti alle Olimpiadi dell'84, è un giocatore di squadra, un giocatore che probabilmente tanti non si ricordano, perché non era un giocatore eclatante, però solidissimo e di squadra. E poi nel ruolo di centro, insomma, non è facile, ho avuto la fortuna di allenare Stefano Rusconi, ho avuto la fortuna di allenare Roosevelt Bui, non lo so. Noi abbiamo avuto Cantù, un giocatore straordinario, una prima scelta assoluta, era Kent Manson di Indiana, un giocatore fantastico che però io voglio mettere in questo quintetto, anche se non finì la stagione perché si ruppe il ginocchio e purtroppo non abbiamo fatto tutto l'anno insieme, sicuramente ci avrebbe portato risultati ancora migliori. E poi ci sono stati anche i lanci, perché nei
nei primi anni di coach Frades a Reggio Emilia fu lanciato praticamente Marco Mordente, se non sbaglio anche sì, Angelo Gigli, Mordente, Boscagin, probabilmente Galina, 15 anni dopo, 10 anni dopo, non vorrei sbagliarmi, Nicolò Melli, dico bene? Nicolò Melli che era bambino, cominciava ad affacciarsi, e poi la seconda volta che sono andato a Reggio Emilia c'era Cervi, però sai, Reggio Emilia è una situazione molto particolare perché hanno questa grande tradizione di tirare fuori ragazzi dal loro settore giovanile e poi di utilizzarli nella prima squadra. Onestamente è una cosa che succede solo lì nel panorama del basket italiano. Ed è bellissimo, succedeva anche a Reggio Calabria tanti anni fa, uno di quelli sfornati da Reggio Calabria dopo un reclutamento fatto bene, c'era Donato Avenia, c'era Gustavo Tolotti, ma c'era Stefano Attruia. Hai allenato anche Stefano Attruia, sì, dico bene? Sì, ho allenato, proprio a Reggio Emilia, proprio a Reggio Emilia l'ultimo anno Stefano venne a giocare, aveva smesso e poi riprese a giocare, si era dedicato alla musica per un paio d'anni e poi era tornato a giocare e fece anche un buon campionato. Lo abbiamo ritrovato qui in occasione dell'All Star Game, il grandissimo Stefano Attruia. Coach, ci vediamo domenica, grazie. Non ci portiamo il costume, in bocca al lupo però. Buon pomeriggio, a presto. Tutti i figli di Campanaro con Giovanni Mafrici. Campanaro, ma Campanaro, non si dimentica mai.